A 12 anni dall'ultima mostra, le opere di Luca Alinari tornano in Pinacoteca Comunale a Città di Castello. Un grande omaggio dell'artista fiorentino scomparso nel marzo 2009 e che era rimasto profondamente legato all'esperienza di Fernate. L'idea di Città di Castello diciamo che ha come retroscena l'amicizia con Emanuele e Samuele Vent'anni. Mio padre era molto amico di loro, insieme in passato hanno organizzato e realizzato diverse mostre ed esposizioni, come un passo indietro nel tempo per ritornare a un revival di amicizia, arte. Armonie, ludico, leggero, fantastico è il titolo di questa mostra che ripercorre l'iter artistico di Alinari, pittore, scenografo, intellettuale e considerato fra i più impegnati e creativi artisti in ambito nazionale ed internazionale. Alinari è venuto a Città di Castello circa 12 anni fa e ha fatto la sua prima mostra. Era un carissimo amico e ogni volta che andava a trovarlo parlava del piacere che è stato per lui aver fatto questa mostra. Dopo purtroppo ci è venuto a mancare e col figlio è stata subito un'idea che ho voluto cogliere. Infatti io ringrazio pubblicamente Filippo e anche la madre che mi ha dato la possibilità con una collezione di famiglia di poter fare questo evento. L'esposizione si snoda fra 47 opere scelte fra l'intera produzione artistica del maestro fiorentino, nelle sale nuove di Palazzo Vitelli alla Cannoniera, sede della Pinacoteca, dal 17 giugno fino al 15 agosto. Luca Alinari non è mai rappresentabile da un punto di vista. La sua è una pittura tipicamente, io chiamerei, di barocco moderno, per cui tutto è centro e tutto è periferia. È quella che il grande Bachelard chiama la reverie. La reverie è il sogno a occhi aperti in cui tutti gli elementi della fantasia entrano nell'agone, trovano un loro punto di partenza e poi cominciano a danzare, a muoversi in una dinamica che è armonica, che è, diciamo, ritmica, e quindi questo ritmo e questa armonia è Luca Alinari. Allora direi che il punto di vista di Luca Alinari è non avere nessun punto di vista, ma averli tutti. A organizzare questo evento è la neonata associazione Framework, che ha in ballo una serie di progetti di esposizione, di cui questa è la prima, in cui si propone di portare l'arte contemporanea all'interno del circuito locale per rendere fecondo il dialogo fra la scena artistica nazionale, la sensibilità della comunità, con l'obiettivo di stimolare la dialettica artistica, culturale e sociale verso nuove dinamiche. Nasce da un gruppo di giovani altotiberini uniti dalla passione per l'arte, arte a 360 gradi, pittura, scultura, architettura, letteratura, teatro, danza, tutto ciò che appunto è arte, e anche dall'amore per questa vallata, con la sua storia, i suoi personaggi, moderni, contemporanei, ovviamente antichi. In maniera particolare l'associazione è legata a quello che c'è più vicino, quello che generalmente chiamiamo contemporaneo, che a volte è anche quello più misterioso, no? Perché spesso non ci piace. Il nostro obiettivo è quello di ampliare la voglia di conoscenza dell'arte contemporanea, creando un dialogo con la comunità fatto di progetti, mostre, ma non solo, e speriamo anche a lungo nel tempo.